io ringrazio Antonio per essere sempre così solerte nell'invitarci a ragionare su questi temi e tutti coloro i quali hanno contribuito a questa importante iniziativa. È importante perché sono rimasta molto colpita dalle relazioni della dottoressa Falconi e del dottor Fratini, che ci hanno in qualche modo illustrato quello che è dal punto di vista naturalistico, quelle che possono essere le possibili soluzioni con quell'interrogativo macroscopico con cui ci lascia la dottoressa, perché forse un convegno come questo può iniziare a dare delle possibili risposte alla domanda che ci fa, ovvero se provo ad alzarmi magari così è meglio. Allora proviamo, però eccoci, dicevo, ci lascia un interrogativo importante, forse momenti come questo ci aiutano a iniziare a fare un ragionamento. Per la verità questa non è la prima volta che su questo territorio affrontiamo questo argomento. Io sono molto contenta, e fatemelo ringraziare, l'assessore Alessandri che ha voluto partecipare, che ha voluto essere presente con noi. Poi sono... Scusate, però non si riesce, faccio così, va bene, sentite? Tanto ho la voce buona, amplificata, naturale. Dicevo, mi ha fatto particolarmente piacere, ma non avevo dubbi sulla disponibilità dell'assessore, su cui poi naturalmente verremo rispetto a quelle che sono le azioni che la Regione ha messo in campo finora e quale debbano essere le future, no, assessore, perché è chiaro che questo è un territorio che, così come è stato descritto, è un territorio che ha enormi problemi rispetto all'erosione, questo come gran parte del litorale laziale, naturalmente. Oggi siamo a Ostia, quindi affrontiamo in modo specifico le questioni che deriscono questo territorio, ma anche degli enormi e delle straordinarie potenzialità, perché quando noi ascoltiamo, a parte già il luogo dove siamo, io la prima volta che venni qui rimasi, insomma, dovete ammettere anche la mia non conoscenza di tutto quello che era lo straordinario, certo delle foto illustrano, no, qual è la ricchezza naturalistica, ambientale, marittima che abbiamo sul nostro litorale. Quindi è chiaro che su questo noi dobbiamo investire maggiori attenzioni. È anche naturalmente un tema di risorse, questo ce lo dobbiamo dire, perché la Regione Lazio, ripeto, poi su questo vorrei che venisse l'assessore, ha stanziato dei fondi, dobbiamo ancora monitorare poi quei fondi, diciamo, come sono stati impiegati. Io sono convinta che Antonio abbia ragione quando dice non dobbiamo mancare l'opportunità del recovery fund, perché quella può essere davvero un'opportunità straordinaria, non per immaginare un'opera, diciamo, spot rispetto a quello che accade sulle nostre spiagge, ma immaginare davvero un nuovo modello integrato di sviluppo che tenga conto di quella che è l'aspetto naturalistico, ma che tenga conto anche di quello che è l'aspetto degli operatori che qui svolgono un ruolo importante. Ora è chiaro che per fare questo c'è bisogno davvero di un grande dialogo tra le istituzioni, il governo nazionale, il governo regionale, e con una vicinanza importante a questo territorio, perché va da sé che tutte quelle che sono le questioni che riguardano Ostia debbono partire da incontri come questi. Allora, da parte mia, da parte della Regione, ma insomma poi vi dirà meglio Mauro, io penso che sia doveroso, io mi sento di accogliere in qualche modo la proposta che oggi ci fate, che è quella di istituire un tavolo in cui noi, un tavolo interistituzionale in cui noi ci prendiamo, come dire, in carico il problema e capiamo come quella straordinaria
opportunità, dei fondi che arriveranno dal Recovery Fund possono essere investiti per un cambio di passo, di mentalità, partendo da, tra l'altro, fatemelo dire, da quell'aspetto lì. Io ho molto apprezzato che oggi noi abbiamo aperto questo convegno parlando di cosa occorre al nostro pianeta, perché mai come in questo momento di Covid, di emergenza, è chiaro che se una cosa dobbiamo averla presente è quello dell'enorme rispetto verso il nostro ambiente, verso ciò che ci circonda. Io, il dottor Fratini, sono sarda di origini e da quando ero bambina andavo in una spiaggia, vado in una spiaggia che è la spiaggia di Alghero. Alghero è una città, quando ho fatto vedere quelle immagini che sono molto ritrovata. Alghero in sardo significa salighera, cioè è la traduzione di salighera, cioè come nome, nel senso chiarisce perfettamente perché quella città si chiama così. Credetemi, la spiaggia è completamente piena di appunto alghe. Ora io non saprei fare la distinzione di che tipo di alghe o piante si tratta, ma quello forse è uno dei tratti più belli della costa sarda. Per esempio in Sardegna c'è una consapevolezza diversa rispetto a questo, perché nessun sardo si sognerebbe mai di non star sdraiato sulle alghe di Alghero. Quindi, e torno e chiudo su una cosa che a me sta particolarmente a cuore, che voi avete in qualche modo toccato, ma di striscio, ma che è fondamentale, tutto il tema legato all'educazione ambientale, che è una cosa che facevamo noi quando eravamo bambini, che poi purtroppo si è smesso di fare. Però perché non partire per esempio da un luogo come questo per spiegare ai nostri figli, ai figli nati a Ostia, ai bambini che vengono da Roma per visitare questo mare, pensate a come il Tevere, poi colleghi, no? Il resto della città di Roma, quest'altro pezzo di città, come lo colleghi attraverso una via fluviale, però facendolo vivere attraverso la conoscenza naturalistica e archeologica, perché il fiume poi arriva sino agli scavi di Ostia Antica. Allora è chiaro, per esempio, su questo progetto io penso che noi possiamo dare una mano concreta. L'educazione ambientale è una di quelle questioni che secondo me noi dobbiamo avere il coraggio di mettere sul campo, anche quando parliamo di che cosa serve a questo territorio, perché formare una cittadinanza consapevole delle ricchezze su cui vive, come dire, che fanno parte della propria identità, a mio avviso è, diciamo, un aspetto centrale. Naturalmente fatemi ringraziare l'associazione Decimo Rinasce, che ormai è diventata una sorta di frustino per i consiglieri regionali, che, come dire, ci sprona sempre a migliore, diciamo, presenza su questo territorio, e a Roma Natura, per cui dobbiamo, insomma, questa bella mattinata. Allora, buon lavoro a tutti e insomma, vediamoci presto, anche per capire come andare avanti. Grazie.